128 crisi aperte nei tavoli della regione non stanno trovando e non troveranno soluzioni durature se non c'è un cambio di passo a livello politico, a livello istituzionale. E le tante crisi lasciate a sé rischiano di rappresentare solo un elemento di solitudine, di frustrazione. Metterle insieme è anche il tentativo di trasformare le tante difficoltà individuali in un momento di solidarietà, di protesta e anche di proposta. Questa è la ragione per cui noi oggi siamo qua e una delegazione di lavoratori andrà sia in prefettura sia in regione, perché noi a chi ha responsabilità di governo chiediamo e pretendiamo delle risposte concrete. È vero, ci dicono, non c'è in questo momento un nuovo governo, ma questo non ha impedito in questi giorni di trovare le risorse, 40 miliardi in due anni, per restituire giustamente alle imprese parte dei crediti che vantano dalla pubblica amministrazione, per fare intanto un intervento di emergenza sugli ammortizzatori sociali, sulla cassa integrazione e soprattutto sui contratti di solidarietà. Basta molto meno, non 40 miliardi ma 1 miliardo di euro, e questo si può fare, anzi si deve fare subito. Io ho la sensazione che la politica, le istituzioni anche in questa città non abbiano l'esatta percezione di quello che cova sotto la cenere, dei rischi di rottura sociale che sono davanti a noi. Noi facciamo la nostra parte, come l'abbiamo sempre fatta, insieme ai lavoratori, i metalmeccanici della FIOM, ma sappiamo anche che serve una risposta più generale. Per questo io credo che sia importante oggi, non è formale, un ringraziamento a tutti quelli che sono venuti, a partire da quelli che hanno le vertenze aperte più difficili, più drammatiche, quelli di cui magari non si parla o si parla una volta ogni tanto. Mi vengono in mente i lavoratori della Ares di Salassa, che sono in 15 e da mesi che stanno presidiando giorno e notte la loro azienda per arrivare ai 900 della De Tomaso, che invece sono di più, si fanno sentire di più, ma queste realtà hanno in comune un elemento di concretezza, e cioè che se non c'è un cambio nella direzione politica, nelle politiche sociali di questo paese, queste vicende non troveranno una soluzione vera. Più o meno un anno fa la Romi annunciò la chiusura delle attività produttive, determinando il licenziamento di tutti i lavoratori e le lavoratrici. Questo disegno o piano di chiusura è stato respinto fino ad oggi solo grazie alle lotte dei lavoratori e lavoratrici, costringendo la Romi a dichiarare la disponibilità alla vendita. Nel 2012 si presentò una cordata pronta all'acquisto, ma fu costretta a scappare. Mentre a gennaio del 2013 alcuni imprenditori italiani hanno presentato un'offerta con un impegno d'acquisto, formulando un piano industriale alla regione che prevede il mantenimento di 2 stabilimenti di Ponte Crugliasco con tutti i suoi 140 lavoratori e 7 milioni di investimenti. La Romi si dichiarava disponibile alla vendita, ma nei fatti si è sempre sottratta a qualsiasi ipotesi concreta d'acquisto, con l'obiettivo di tenersi il marchio Sandretto. Purtroppo questa situazione si deve sbloccare entro fine luglio, data in cui scade effettivamente la cassa integrazione. Così procedendo possono procedere ai licenziamenti e la chiusura definitiva dell'azienda. L'aiuto e la richiesta che noi chiediamo alle istituzioni è una legge che tuteli i lavoratori da queste multinazionali e che impedisca di venire in Italia a fare solo saccheggio di tecnologia, impoverendo così il nostro paese. I vertici del gruppo ci vengono a dire il 3 di aprile che non siamo competitivi e perciò vogliono chiudere lo stabilimento di Busano. Vorrei ricordare che in quel territorio del Canavese si produce più o meno il 70-75% di prodotto stampato di tutta Italia e una grande percentuale di materiale stampato per tutta Europa, esportando anche in America, Stati Uniti e Canada. Le aziende del Canavese fino agli anni 80 lavoravano prevalentemente per Fiat.
Dopo la crisi degli anni 80 che ha attraversato la Fiat, tutte le aziende hanno diversificato i loro prodotti aprendosi a nuovi mercati esteri, fornendo in Germania, Francia, Inghilterra e a grandi case automobilistiche come Volkswagen, Audi, Mercedes il loro prodotto. Dalla crisi del 2008, dai 127 operai, siamo passati a 84 operai a seguito di uscite incentivate e pensionamenti. A questo punto lo stabilimento di Busano dispone di 5 linee funzionanti, ma la direzione ha deciso di farne lavorare solo una a tempo pieno, 3 turni su 3, e un'altra un turno. E al 33%. Vorrei chiedere a questi vertici aziendali come mai non fanno lavorare 3-4 linee su 5 di quelle funzionanti e non ammettono di aver sbagliato tutti gli investimenti, sperperando milioni di euro. Vorrei ricordare inoltre che l'ultimo investimento che è stato fatto nello stabilimento di Busano è stato fatto sotto richiesta dei lavoratori che per ottimizzare i cicli produttivi hanno chiesto un investimento di oltre 200.000 euro e dopo anni di insistenza l'hanno fatto a dicembre del 2012.